sport è utile a chi lo fa, ma in realtà è utile anche a chi non lo pratica, perché in una realtà urbana o in una regione come la nostra sport è coesione sociale, è comunità, è riempire gli spazi vuoti, è occupare un angolo di strada allontanando il degrado, la violenza e il disagio. E quindi la presenza qui di queste occasioni, oppure partecipare a un'inaugurazione di una palestra come stiamo facendo, è soprattutto sostenere questa idea di sport anche come grande collante sociale e culturale. Per questo stiamo inventando nuovi modi di farlo. Ci sono oltre 25 cantieri conclusi, aperti grazie ai fondi sull'efficientamento energetico, che ad esempio stanno intervenendo su palestre, piscine e altri centri sportivi, rinnovandoli e abbassandone i costi, quindi rendendoli più compatibili nei quartieri. E con Scuola di Squadra lanceremo in tutte le scuole del Lazio l'opportunità di acquistare cose anche elementari, palloni, cavalletti, reti, per permettere di sostenere questo sport diffuso. Scuola di Squadra ha un investimento da 1 milione di euro, se non sbaglio. Sono il primo investimento, è 1 milione di euro solo per investimenti sportivi, di materiale sportivo, ripeto, tute, magliette, palloni, racchette, tutta quell'attrezzatura che purtroppo nei momenti di crisi si dice vabbè, non ci abbiamo i soldi il prossimo anno, però non è giusto, perché un ragazzo di 15 anni, 17 anni, 18 anni è giusto che nell'anno in cui va a scuola abbia l'opportunità di fare sport. E invece gli anni della crisi hanno portato tutti a essere più egoisti e, guarda caso, a colpire forse i più deboli, quelli che avrebbero più bisogno dei rapporti e della presenza di uno Stato presente. Quindi noi non vogliamo girarci dall'altra parte e nel prossimo anno scolastico lo inaugureremo con nuove tantissimi impianti sportivi nelle scuole ristrutturati e con anche un materiale per fare sport degno di questa comunità. Domani scatta Roma 2024. Siamo tutti curiosi di questo grande lancio e pronti a fare la nostra parte. La sinergia con il Coni Lazio, con Riccardo Viola? Continua, come oggi, cioè proprio è un rapporto molto positivo tra due attori diversi, l'istituzione regionale e questo straordinario patrimonio che rappresenta il CONI, molto cordiali e fondati oltre che su stima reciproca anche però su una progettualità molto molto concreta. Ora stiamo su idea di Viola studiando una grande iniziativa da tenere ad esempio con tutti i nuovi licei sportivi del Lazio che sono molti e che anch'essi meritano attenzione.